Sul fronte del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, la Regione Abruzzo ha presentato al Governo una richiesta che ora dovrà essere vagliata dagli organi competenti per una somma di 120 milioni di euro, utili a intervenire in maniera concreta sull'annoso problema dell'erosione su tutta la costa abruzzese. Ad oggi 11 milioni di euro sono stati già pianificati per vari interventi, tra questi c'è anche la costa di Alba Adriatica, dove nella parte nord l'erosione insiste oramai da anni e si interverrà con la spiaggia di alimentazione e scogliere orizzontali. La Regione ha destinato, come diceva lei, ingenti risorse, sono risorse certe, sono risorse che hanno già gli impegni finanziari nei loro capitoli e sono risorse che serviranno a fare per la prima volta degli interventi importanti per quanto riguarda la difesa della costa. Io voglio solo dare una cifra. La passata legislatura, che aveva a disposizione gli FSC, aveva a disposizione il famigerato Masterplan, dove c'erano 700 milioni di euro a disposizione della Regione Abruzzo, per la difesa della costa ne sono stati impegnati solamente 3 milioni e 8. Noi, senza risorse strutturali, abbiamo già individuato 11 milioni di euro da destinare a interventi, alcuni già fatti, alcuni in corso di esecuzione e alcuni che si faranno da adesso fino alla prossima stagione balneare. E in più do un'altra notizia, abbiamo anche richiesto al Governo attraverso il PNRR un intervento ritenuto prioritario di 120 milioni per la difesa di tutta la costa della Regione e su questo già si stanno facendo le prime valutazioni. Quindi chi polemizza sul ritardo dovrebbe prima far capire che cosa nei 5 anni precedenti ha fatto per risolvere il problema dei balneatori e per risolvere il problema di coloro che lavorano in quelle zone. Quest'anno ci sono stati un paio di interventi che purtroppo per motivi burocratici non si sono potuti effettuare, ma sono interventi che si faranno nel prossimo anno e che quindi daranno una prima risposta, dico una prima perché non è definitiva, alle esigenze dei balneatori, alle esigenze dei cittadini, alle esigenze di tutti coloro che operano nel settore. C'è la zona barriale colpita da erosione, ma non è un'erosione che è arrivata quest'anno o lo scorso anno, è un'erosione che viene da lontano e che quindi se si fosse affrontata nei tempi dovuti si sarebbero avute già le prime risposte. Noi lo stiamo facendo con un intervento innovativo quale quello della spiaggia di alimentazione e poi lo faremo con la posizione delle barriere, delle scogliere orizzontali per fare in modo che questo problema, che ripeto non è abruzzese ma è un problema di tutta l'Italia, possa trovare una minima soluzione.